Ed ecco il Bozzu! Bozzu su Beta! Dei Daika e Nemo! Non si vede più nessuno. Già la salita ha fatto le prime vittime. Godiamoci il paesaggio che sicuramente è splendido. Ecco. Marco Dugato, detto Duga, che lo vediamo, si accinge anche a mettersi in piedi. Bene, oppla! Si è voluto deliziare proprio qui davanti a noi, alla cabina dei comandi, proprio di uno stop forzato. Vediamo chi è il prossimo. Mi sembra una Yamaha, sì, è Antonio. Antonio dalla Germania. Sì, eccolo. Dietro vedo un po' di affollamento. Stefano mi sembra che abbia fatto da tappo. Prende fiato un attimo Antonio ed eccolo che riparte. Opla Antonio. Ecco il gruppone che si accinge ad arrivare. Ah no, non era Stefano ma Andy, sempre dalla Germania, con dietro il Guco che lo sta seguendo. Due Husaberger se la stanno giocando. Il Guco in difficoltà, il Guco, ecco che si riprende. Il tappo fatto da Antonio ricompatta il gruppo, riparte adesso Antonio. Regeorg e Stefano che si stende. Ecco Andy. E con una gran lancio di potenza il Guco che tallona Andy. E ecco il grande Regeorg. Riparte anche Stefano. Parte anche Stefano, grande. Vediamo invece in difficoltà Thomas in difficoltà, abbiamo visto lanciare la moto. E un attimo di la regia ci chiede un attimo di pubblicità. Thomas è ripartito. Vedete bene sostenuto, bravo Thomas. Vediamo chi è il prossimo. Sì, uno dei Daika e Nemo su KTM. La classe non è acqua e si vede che il pilota proviene dal Bucky Trials. Con molta disinvoltura sale questa pendenza non indifferente. Vedo del fumo giù in basso. Ah, ecco da Paolo Gallo Moto su Gas Gas, K
che riesce a sorpassare gli altri ragazzi. No! Il gallo si pianta, però riprende subito la marcia. La sfida Gasgasse lo aiuta a salire. Il gallo si pianta, no! Vediamo un attimo di difficoltà del gallo. Deve, è costretto a scendere alla moto e a spingere. Dopo mangiato penso che sia uno sforzo enorme. Eccolo che riparte. Ce l'ha fatta. E anche il gallo è passato. Il miagoliro invece è già pronto per dar sfogo al... Eccolo, 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 seguito da l'altro, dai Kenemo su Honda. Miago con le gambe giù, ecco che mi ha sentito e ha messo subito le gambe sopra le pedane. L'ondista si pianta, però la moto non è spenta. Riesce a ripartire. Sì. Gran moto Honda. Vediamo come che sforzo il motore per salire queste pendici. Fatto.